Sono in una veste insolita, sono contento di moderare un dialogo tra Fabrizio e Francesco Abate. Lo faccio per un motivo particolare che ho piacere di raccontarvi. Un po' di tempo fa, sull'inserto culturale di Repubblica, Robinson, Francesco e Fabrizio hanno dialogato proprio sui temi di questo libro di cui parleremo questa sera. E mi sembrava importante perché al centro anche del loro dialogo, come spero anche di questa sera, c'è l'importanza della parola. Forse questo è il motivo per cui ho l'onore di partecipare a questa presentazione. Le parole sono una cosa importante, bisognerebbe fare molta attenzione nell'utilizzarle, anche in questi momenti che stiamo vivendo. Fabrizio Benedetti è un professore di fisiologia umana, ma anche di neurofisiologia all'Università di Torino ed è sicuramente uno dei maggiori esperti del cosiddetto effetto placebo. In questo libro, che si intitola La speranza è un farmaco, ci fa vedere proprio come le parole possono avere un potere significativo, un potere importante nella pratica medica. E la sua prospettiva è quella di uno scienziato cosiddetto duro. Le scienze dure sono quelle scienze che affidano appunto al riscontro sperimentale, all'attenzione scientifica, quelli che sono i risultati di alcuni esperimenti. E in questo libro lui ci racconta perché le parole in alcune malattie possono essere importanti, nel rapporto con alcuni pazienti possono essere importanti. Le parole rinviano a quel senso di fiducia, a quel senso di speranza che possono affiancare uno scienziato, un medico, in quello che è il rapporto con un paziente in alcune malattie anche di una certa gravità. Ci sono alcuni casi che Fabrizio Benedetti racconta in questo libro, un libro importante, veramente se posso vi consiglio di leggerlo. È un libro anche che cambia la prospettiva del rapporto tra medico e paziente e lo fa appunto grazie a un'indagine seria. Perché il presupposto di partenza è che la scienza deve essere comunque verificata. La prima domanda che vorrei fare a Fabrizio Benedetti è quella se ritiene davvero che questo suo raccontarci alcuni casi importanti in cui l'aver approcciato una malattia con la capacità di parlare al paziente, di dargli fiducia, di dargli speranza, di come questa speranza si sia affiancata alla terapia, può essere qualcosa che in qualche modo rovescia la situazione in cui siamo troppe volte chiamati a confrontarci con la sanità, che è una sanità non solo distratta, è una sanità in cui il medico ha un po' perduto questa pazienza, questa capacità di stare accanto al paziente. E lo dico soprattutto nel nostro paese, dove la sanità è comunque un'eccellenza, però presenta anche molti casi, come dire, deboli, molte attese infinite. E allora vorrei proprio sapere, insomma, a me quello che ha colpito leggendo è che ovviamente è straordinario questo approccio che ci suggerisce. Ma a volte rimani un po' così e dici, ma può essere davvero vero? Potremmo davvero sperare di avere tanti medici scienziati come appunto Fabrizio capaci di starci a fianco il giorno in cui dovessimo trovarci in una situazione come quelle che lui descrive? Dunque, innanzitutto lasciatemi 30 secondi per ringraziarvi dell'invito. Fra l'altro, è la prima volta che io sono qua ad Alghero, non in Sardegna, ma ad Alghero è la prima volta che ci sono, per cui è anche un'ottima occasione per ammirare una splendida città, un posto veramente fantastico che non conoscevo. Per venire subito al libro e per rispondere alla tua domanda, dunque il titolo dice un pochino tutto. Tu ti sei chiesto, è vero che il
in qualche modo la speranza. Speranza poi vuol dire fondamentalmente la componente psicologica di qualsiasi patologia, di qualsiasi malattia, la componente psicologica di una terapia. Speranza vuol dire prevedere, aspettarsi e desiderare, soprattutto che il futuro sia migliore del presente. Dicevo che il titolo dice un pochino tutto. Insieme all'editore abbiamo voluto dare questo titolo perché è un titolo molto immediato e fa capire subito di cosa parla il libro. La speranza è un farmaco, vuol dire che quello che sta emergendo oggi dal punto di vista scientifico, dal punto di vista biologico, dal punto di vista biomedico, si può dire in diversi modi, è proprio questo, cioè che la componente psicologica della risposta a una terapia, la componente psicologica di una determinata patologia utilizza le stesse vie biochimiche, utilizza gli stessi meccanismi dei farmaci che somministriamo nella routine clinica di tutti i giorni. Cosa vuol dire esattamente? Vuol dire fondamentalmente questo, che le parole siano importanti, non c'era bisogno di Fabrizio Benedetti che lo dicesse, lo sappiamo dai tempi di Ippocrate. Nel giuramento di Ippocrate si dice molto chiaramente che la vicinanza umana, e sottolineo umana, lo sottolineo 10 volte, la vicinanza umana al paziente gioca un ruolo determinante nel decorso di una patologia, gioca un ruolo determinante nella risposta ad una terapia. Ai tempi di Ippocrate le terapie, ahimè, purtroppo erano molto scarse, ammesso che ci fossero. Oggi ce ne sono diverse, la medicina molecolare ha fatto dei passi da giganti, ma la componente umana, cioè la componente psicologica, gioca un ruolo fondamentale. Ora, cosa vuol dire esattamente che la speranza usa gli stessi meccanismi di un farmaco? Vuol dire che, facciamo l'esempio di due farmaci che conoscete sicuramente tutti. Uno è un narcotico, che è la morfina, che si dà per esempio a pazienti che hanno dolori molto forti, generalmente dolore da cancro, e un altro farmaco che ovviamente conoscete di sicuro è l'aspirina, no? che si usa molto più comunemente. Ecco, oggi abbiamo cominciato a capire che le parole positive che vengono dette al paziente, cioè la vicinanza al paziente, farlo sperare, infondergli con delle suggestioni verbali positive, infondergli delle aspettative positive, usa gli stessi meccanismi, attiva gli stessi meccanismi della morfina oppure gli stessi meccanismi dell'aspirina. Questo è un concetto molto importante, perché cambia un pochino la concezione della medicina moderna. Come ho detto prima, la medicina molecolare ha fatto dei passi da gigante, ma sfortunatamente c'è stato un po' un trascurare la componente umana, la componente psicologica. Perché è successo questo? Ecco, forse questo è il punto fondamentale. Questo è successo perché inevitabilmente le nostre conoscenze sulle molecole, sulle cellule, sono andate molto più velocemente sul capire invece l'essere umano dal punto di vista del suo stato psicologico, delle sue interazioni sociali. L'approccio molecolare quindi è un approccio molto più immediato, quello che tu dicevi, quello che chiamiamo le scienze dure, la biologia, la fisica, la matematica, la chimica, in qualche modo descrive il nostro organismo, e questa descrizione del nostro organismo è fatta in termini di molecole e di cellule. Ora, si è tralasciata la componente psicologica e il grosso passo che è stato fatto è quello di descrivere questa componente psicologica con gli stessi metodi della medicina molecolare. Cioè, oggi sappiamo che la componente psicologica usa molecole, usa cellule e in qualche modo usa gli stessi meccanismi, appunto, di farmaci come la morfina e l'aspirina
E questo ha dato un impeto, lo possiamo proprio chiamare così, un impeto vero e proprio alla ricerca in questo senso e dal punto di vista clinico, cioè il rapporto col paziente, a una maggiore vicinanza al paziente, perché nel momento in cui noi dimostriamo che c'è un'attivazione degli stessi meccanismi della morfina, quando io mi avvicino psicologicamente al paziente, beh, a questo punto diventa non etico non avvicinarsi psicologicamente al paziente, e allora la componente psicologica va trattata allo stesso modo di come va trattata la componente biochimica, la componente farmacologica. Questo è un pochino l'impatto sociale, etico, clinico, dal punto di vista della routine clinica, che direi è un, come dicevi tu, un cambiamento della visione della medicina moderna. Sì, un cambiamento di paradigma. Insomma, saremmo tutti felicissimi il giorno in cui avessimo bisogno di cure, di avere appunto un mondo come quello che Fabrizio descrive, in cui lo scienziato applica queste ricerche con pazienza e affida alle parole questo rapporto diretto col paziente. Perché Francesco Abbate, che conosciamo tutti, ad Alighiero, a questo festival, come dire, sempre e spesso presente. Francesco è scrittore, giornalista, ma è anche appunto una persona che ha raccontato questa sua esperienza di trapiantato di fegato, e in una di queste situazioni appunto del dopo trapianto ha vissuto una vicenda traumatica che appunto lo ha tenuto tra la vita e la morte, e proprio in quella situazione lui ha raccontato come sia uscito da questa situazione grazie anche alle parole amorevoli di un medico. Francesco, una volta hai detto che una propensione verso il pessimismo, una mente negativa, ti può ammazzare due volte. Puoi spiegarci perché? Ma tu dici che vengo troppo al festival di Alghero? No, cosa vuoi? No, vabbè, assolutamente. No, se no non vengo più, perché... intanto devo dirvi che leggendo il libro di Fabrizio Benedetti ho ritrovato tutto ciò che ho vissuto sulla pelle da quando ero bambino, perché mi ammalai nel 1966, avevo dunque 2 anni, ad oggi. Ovvero tutta la sperimentazione che lui sta conducendo e i risultati ai quali scientificamente, perché io credo di dover sottolineare questo aspetto, cioè stiamo parlando di scienza, non stiamo parlando di fiori di qualcuno o omeopatia o altro, stiamo parlando di riscontri medico-scientifici. E in maniera non scientifica, ma invece attraverso la vita di tutti i giorni, attraverso questo lungo cammino dal 1966 a oggi, leggendo il libro di Fabrizio, ho detto, era quello a cui gran parte di noi sono arrivati in maniera impropria o sperimentandolo sulla propria pelle, o ancora era tutto ciò che noi stavamo aspettando da un punto di vista dei pazienti, da un punto di vista dei malati, era ciò che noi stavamo aspettando dalla scienza medica. Perché? Perché per ora vi racconto soltanto questa storia, poi quella proprio specifica ve la vorrei raccontare dopo. Perché il festival ha come suo partner l'associazione Sarda Trapiantati Prometeo, e in particolar modo la sezione del Nord Sardegna, che da questo anno ha la sua sede a Sassari e ha molti trapiantati algheresi. E quello che noi ci dicevamo quando eravamo in rianimazione, più o meno incapaci di intendere o volere, ma quel poco intendere e volere intendeva e voleva una cosa. E in maniera più o meno chiara, più chiara quando ci hanno trasferito in terapia intensiva, molto meno chiara quando eravamo in rianimazione completamente intubati, era sapere ogni notte chi ci fosse di turno di notte, quella notte in rianimazione o in terapia intensiva. E i medici si stupivano,
di questo aspetto. Perché volete sapere chi c'è di turno di notte? Qual è il medico? Qual è la coppia di infermieri che starà a fianco ai vostri due o tre letti? Perché di questo si tratta. Poche persone controllate costantemente 24 ore su 24, perché ogni minuto può essere il minuto sbagliato per fare mille passi indietro, come è capitato a mille di noi. Perché era importante sapere chi era quel medico e quegli infermieri? Perché ti cambiavano completamente il momento più duro del ricovero, cioè la notte. La notte durante la quale non chiudevi assolutamente occhio, non chiudevi mai occhio, sei così pieno di farmaci, sei così pieno di cortisone, ma in maniera massiccia e industriale, che era impossibile poter chiudere occhio. E in quelle stanze, che io racconto sempre essere delle stanze in cui si perde ogni tipo di riferimento temporale, perché non hai una dimensione temporale, non ci sono orologi. Con Fabrizio a Torino, quando ci siamo incontrati per fare questo bell'incontro per Repubblica, io gli ho detto anche: non c'era neanche un crocifisso con cui dialogare, ma non c'è neanche un orologio che ti può dire: ok, il tempo sta andando avanti, e siccome mi hanno detto che più o meno starò qui 7 giorni, di questi 7 giorni ne sono andati via 2, e poi ne andranno via 3, e poi via, e arriveremo finalmente al 7º, che poi quando arriva non è mai il 7º, ti diranno altri 4 giorni. Però siccome non hai, grazie, siccome non hai un orologio, e siccome non hai finestre, e quelle finestre almeno possono essere un punto di riferimento, sono passate 2 notti, sono passati 2 giorni, invece no, non capisci quanto è passato, allora ti rendi conto che notte, sai da che cosa? Dai neon. Io odio la luce al neon. Quando è notte tengono solo un neon acceso, quando è giorno sono accesi tutti. Allora tu capisci che la notte arriva perché c'è un neon acceso. Si riduce la presenza dentro la rianimazione, dentro la terapia intensiva, restano quel medico e quell'infermiere. Se il medico e l'infermiere sono quelli che tu speravi che siano con te quella notte, significa che quella notte sarà una notte decisamente diversa. Può essere che quel medico, disinfettandola, infilandola dentro una busta di plastica, accenda la radio e ti faccia ascoltare la radio. Può essere che quel medico faccia entrare un libro ben incelofanato e tenuto da lui e ti legga qualche passo di quel libro. Può essere che quell'infermiere si siede a fianco a te e ti chiede di ascoltare quello che lui ha da raccontarti, o ti chiede di provare tu a raccontare qualcosa di tuo. Cioè, quel turno di notte compassionevole o non compassionevole cambia completamente la tua prospettiva di quella infinita giornata e di quella infinita notte. Così, quando ho letto il libro di Fabrizio e ho letto il loro approccio e la loro nuova linea guida nei confronti di malati, ho detto: Fabrizio si chiama Benedetti, gli ho detto: Fabrizio, io sono un benedettino, perché aderisco completamente alla tua religione e alla tua filosofia. Grazie. Devo dire che il libro è davvero un libro da leggere, un libro importante. Poi chiederò a Fabrizio. Io, come dire, ho raccolto 2 linee. Una è quella che dice Francesco, che però secondo me si rifà un po' alla professione del medico. Io sono figlio di medico, quindi sono anche in questa situazione. Ho iniziato la mia carriera avendo accanto una grandissima medica, perché lei così si definiva, come dite lei, Montalcini. E, però questo forse ha poco a che fare con il libro, cioè se il medico dovrebbe sempre avere questa attitudine e atteggiamento nei confronti di un paziente, e un po' mi sembra che oggi l'abbia un po' smarrita. Io ricordo sempre che papà, quando faceva il medico, una visita durava un'ora e un quarto, la prima cosa era un quaderno in cui scriveva la storia di questo paziente, c'era questa attenzione al paziente. Oggi mi sembra abbastanza smarrita, e c'è la fortuna, come dice Francesco, che quel medico abbia una sensibilità o meno.
nel libro di Fabrizio la cosa straordinaria è che la scienza ci sta facendo capire come questa attitudine non solo sia necessaria nei confronti del paziente, ma come riesca, grazie anche a un rapporto con la scienza, perché stiamo parlando di scienza, stiamo parlando di sperimentazione, riesca sicuramente a venire incontro ad alcune forme, come dire, di somministrazione di farmaci, quindi ad affiancare quella che può essere una terapia. E questo secondo me è davvero il motivo per cui le ricerche che sono dietro a questo libro sono importanti, e questo libro è importante davvero da leggere per, credo, per chiunque di noi. Quello che volevo chiedere a Fabrizio, perché fa capire bene alcuni esempi che lui fa, c'è un capitolo che è dedicato alle Paralimpiadi, mi ha molto colpito, perché in qualche modo ci spiega come questo affidare alle parole, alla speranza, alla fiducia, sia qualcosa che può andare anche oltre alcuni sensi del limite che noi abbiamo incontrato nella vita. Ecco, vorrei che lui raccontasse e spiegasse perché questo confronto e questo paragone che ha fatto. Dunque, prima di parlare delle Paralimpiadi volevo solo fare due puntualizzazioni. La prima puntualizzazione è che non bisogna pensare che le parole siano la panacea di tutti i mali, ovviamente. A volte le parole vengono dette a vanvera e ci sono purtroppo i ciarlatani che usano molto bene le parole. Ci sono delle patologie dove la componente psicologica è importante, patologie psichiatriche, il dolore è l'esempio tipico, soggetto a tante influenze psicologiche, sociali. Io posso sentire dolore in maniera totalmente diversa da come lo sentite voi, e posso sentire dolore in questo momento in maniera diversa da come lo sento quando sto facendo un tuffo in mare. Quindi la componente psicologica gioca un ruolo importante in tante situazioni, ma non lo gioca invece in altre situazioni. Faccio tre esempi per farvi capire molto chiaramente. Sono esempi estremi, ma sono esempi che fanno capire bene che le parole a volte non servono a niente. Primo esempio, le parole sicuramente non uccidono i batteri di un'infezione. Se io faccio, non lo so, una psicoterapia o in fondo delle aspettative positive di guarigione a un paziente che ha una polmonite, se uso solo questo il paziente muore di polmonite, quello sicuramente. Oppure le parole servono ben poco per indurre anestesia generale. Se io voglio anestetizzare un paziente, con le parole non ci riesco sicuramente. Terzo esempio, io in genere faccio sempre questi tre esempi perché sono molto eclatanti, no? Sono molto esplicativi. Terzo esempio, che non ci sono per esempio delle parole contraccettive, cioè io non posso prevenire una gravidanza, quindi interferire con la fertilità della donna semplicemente utilizzando delle parole. Quindi qua la componente psicologica non c'entra niente, l'uccisione dei batteri non c'entra niente con la componente psicologica. Ci sono invece tante altre patologie dove la componente psicologica gioca un ruolo fondamentale. Le Paralimpiadi, sì, è un capitolo, io ho dedicato, perché è un esempio tipico di speranza. E lasciatemi anche dire che il libro di Francesco Abate, Torpedone trapiantati, è un esempio. Io non ho dedicato, ahimè, sfortunatamente, un capitolo ai trapiantati, però il trapiantato tipicamente spera e passa la vita, anzi si spera che la vita che passa a sperare sia il più breve possibile, perché ovviamente spera che arrivi l'organo da trapiantare. E c'è questo contrasto fra lo sperare che di colui, tu l'hai vissuto in prima persona, che ovviamente è, ahimè, sfortunatamente è associato alla morte di qualcuno, al danno di qualcuno. Quindi sperare di ricevere un organo vuol dire sperare che qualcuno muoia, tutto sommato. È un paradosso, però purtroppo è così. La speranza, lo stesso nelle Paralimpiadi, gioca un ruolo fondamentale.
cioè il disabile che partecipa alle Paralimpiadi è un esempio tipico, è un esempio eclatante, plateale di persona che in qualche modo ha un carattere talmente forte, ha un potere di sperare talmente forte che lo induce a cambiare drasticamente un comportamento. Voi immaginatevi se dovessi, io faccio l'esempio di un paziente che è stato un mio paziente, che ha avuto sfortunatamente un incidente con l'amputazione di un arto, l'arto inferiore di una gamba, e trovarsi in una situazione di questo tipo, soprattutto in giovane età, aveva 18 anni, 17-18 anni quando è successo, trovarsi in una situazione di questo tipo è una situazione drammatica, che porta spesso a idee suicide, a idee autolesioniste, che in qualche modo sono giustificabili. Quindi l'esempio delle Paralimpiadi, perché dietro la Paralimpiade ovviamente c'è tutto un percorso psicologico e di forza psicologica e di forza di sperare, di aspettarsi un futuro migliore del presente, che va preso proprio come esempio per molti malati che in qualche modo non riescono ad affrontare il loro percorso di cura e le loro patologie, che spesso purtroppo non vedono alcuna terapia. In un certo senso colui che partecipa, l'atleta paralimpico, non ha una terapia reale. Per un amputato non c'è una terapia, ci sono delle cure palliative, c'è una riabilitazione, ma l'arto non lo si può restituire, solo parzialmente con le nuove protesi che ci sono. Quindi l'esempio dell'atleta paralimpico è il classico esempio della patologia con scarsa possibilità di terapia, ma con grande capacità, per chi ce l'ha, fortunatamente, con grande capacità di creare quello stato d'animo, quello stato psicologico che noi chiamiamo poi speranza. Poi ce ne sarebbero anche tante altre cose da dire, ma ovviamente forse è meglio che mi fermo. Sì. Però io volevo contraddirlo riguardo alle parole che non possono essere contraccettive, perché tu non conosci mia mamma. E ti giuro che mia mamma ha delle parole che ammazzano gli spermatozoi in 0 secondi, non solo, ma tu devi sapere che quando, come tutti noi, insomma, in età post-adolescenziale, iniziamo a portare le prime fidanzatine a casa e speriamo di avere, ecco, mia madre con le sue parole scritte riusciva veramente ad avere un effetto contraccettivo dominante, perché i miei partivano, andavano in Trentino, in montagna, e ovviamente qual era il luogo da raggiungere? La stanza da letto dei tuoi genitori. Quindi quando tu finalmente avevi convinto una ragazzina a venire a casa, ma non, guarda, ascoltiamo i dischi, eccetera, eccetera, e poi riesci a finalmente arrivare nella stanza da letto, tu entravi nella stanza da letto e c'era un cartello fatto a mano da mia madre, con il triangolo dello Spirito Santo, un occhio grandissimo con la scritta "La mamma ti guarda anche se non c'è". Boh, finito, contraccettivo totale. Allora, permettimi di fare un commento. È una tua opinione personale. Dici che con te non funzionava, anche, andavi ed avanti. Ed è anche pericoloso dirlo, perché molte donne forse cercano di autoconvincersi. Non lo fate perché è altamente rischioso, non è un metodo contraccettivo. No, questo scambio è interessante, perché appunto fa vedere come la scienza deve in qualche modo tenere la barra dritta. C'è un altro capitolo importante, secondo me, soprattutto forse proprio nei tempi che viviamo, si intitola Il ciarlatano, e ci fa riflettere su quella che deve essere la condotta etica o una condotta non etica del medico, dello scienziato nei confronti
del paziente di una malattia, perché giustamente Fabrizio ci spiega quanto sia pericoloso infondere speranza ad un malato in base a procedure terapeutiche non verificate. Qui la domanda la voglio fare invece a Francesco giornalista. Che uso e abuso oggi si fa delle parole? Abbiamo vissuto un grande periodo in cui era quasi di moda dire tutti facciamo attenzione alle fake news, facciamo attenzione al fatto che una notizia vada sempre verificata, siamo sommersi da una grande quantità di parole, nessuno ci aiuta a verificarle, bisogna tornare alle fonti e fare molta attenzione. Credo che in questi giorni continuiamo a vivere invece un uso del linguaggio e delle parole che ci può far dubitare di questa scelta. Questa è insomma una domanda che va oltre il tema che noi stiamo affrontando, però te la riporterò anche in ambito medico. Il problema è un problema tremendo, attualissimo, ingovernabile, che deve trovare però una sua soluzione. Perché è ingovernabile? È ingovernabile dal mio modestissimo, banalissimo punto di vista, perché improvvisamente siamo tutti diventati esperti di tutto. Per cui, lo vediamo purtroppo, pensavamo e speravamo che l'utilizzo dei mezzi social, dei network social, avvicinassero i mondi, li rendessero più vicini, ma ci siamo resi tristemente conto, per stessa ammissione dell'amministratore delegato di Twitter, che dice ormai è una battaglia persa, anziché allargare le prospettive, anziché avvicinare i mondi, ha chiuso questi mondi e ha fatto sì che, anziché aprirsi un orizzonte, questo orizzonte non solo si restringesse, ma facesse sì che le persone che sono all'interno di quel corto orizzonte, improvvisamente, attraverso non so quali criteri e quali sistemi, diventano esperti di qualsiasi cosa. Lo vediamo e ci scontriamo quotidianamente col fatto che se appunto crolla un ponte a Genova, il mio mestiere, cioè quello di giornalista, per cui ho fatto una gavetta, per cui ho fatto una scuola, per cui ho fatto un esame di Stato, per cui ho dovuto passare tutto quello che ho dovuto passare prima di essere assunto in un'azienda giornalistica, mi dice che prima di poter esprimere un parere personale intanto devo iniziare a fare la cronaca. Fare la cronaca significa raccogliere elementi di un puzzle molto difficile e complicato, proporlo ai miei lettori sotto tutti i punti e i diversi punti di vista, arrivare a delle conclusioni attraverso le fonti ufficiali, che queste conclusioni le stanno con grande difficoltà raccogliendo, a partire dalla conta dei morti, perché l'abbiamo visto anche nel caso di Genova, a un certo punto i morti erano un'infinità, i feriti altrettanto, non si avevano dei dati certi, e quei dati certi improvvisamente ce li dava uno che il giorno prima invece era il massimo esperto dei mondiali di calcio, e il giorno precedente ancora era il massimo esperto di gestione dei flussi migratori, e il giorno precedente ancora era grande esperto di vaccini, ma io spero che di questo poi Massimo parleremo. Ma infatti, come io, la cosa secondo me che richiama un po' la scienza, Francesco, è il tema appunto dei mediatori sociali. Il giornalista come il medico sono mediatori sociali, il mondo digitale ha rischiato e rischia di far saltare questa grande capacità di mediazione sociale. C'è un dato che è uscito sull'accesso su Google nella ricerca delle malattie che dice che oltre il 62% delle persone che usano Google, la prima ricerca che fanno su una possibile malattia la fanno appunto non dal medico ma cercando su Google la malattia. Ma questa attenzione che dobbiamo sempre avere, l'abbiamo anche vissuta e la stiamo vivendo nel caso dei vaccini, ed è quello che volevo chiedere a Fabrizio. Mi è capitato di dialogare con Roberto Burioni e noi siamo arrivati addirittura al fatto che attraverso la rete c'è stata questa ricostruzione da condannare molto grave, che la sua immagine di scienziato come Fabrizio Benedetti, che ci spiega sul perché è importante vaccinare i bambini,
è stato addirittura ricostruito con questo manifesto delle Brigate Rosse alle spalle e minacciato di morte, con tutta una serie di costruzioni false sulla rete contro la sua figura. Ecco, in questo credo che le parole, il capitolo intitolato Il Ciarlatano è davvero di grandissima, non solo attualità, ma di grandissima importanza, perché ci spiega bene dove non solo sono appunto i limiti da non dover mai superare in un atteggiamento, in un comportamento etico, ma anche l'importanza della figura dello scienziato e del medico. Il ciarlatano ha un'arma potentissima dalla sua parte: ascolta il paziente. Voi pensate che ormai ci sono diversi studi, perché è un tema molto sentito quello della relazione medico-paziente, non solo medico, diciamo terapeuta in generale, paziente. Voi pensate che la durata media di una visita medica della medicina convenzionale, quindi un medico convenzionale, la durata media è di meno di 10 minuti nel mondo occidentale. In Italia non è diverso, in Germania non è diverso, in Inghilterra, in Francia. La durata media di una visita di un medico alternativo, che usa quindi la medicina alternativa, medicina non comprovata secondo i canoni della scienza moderna, la durata media è di quasi un'ora, sono 55 minuti. Quindi se noi paragoniamo 8 minuti circa, sono 8-9 minuti della durata di una visita della medicina convenzionale contro i 55 minuti, praticamente un'ora diciamo, è rischioso dirlo, ma qui lo dico e qui lo nego, però spezzo una lancia a favore di chi ascolta il paziente. Ovviamente quello che si diceva prima però è anche un concetto importantissimo, cioè che a volte infondere parole di speranza quando di speranza non ce n'è, o quando lo si fa a fini di lucro, o quando in qualche modo, anche se non è fatto a fini di lucro, anche semplicemente perché un ciarlatano, diciamo così, un medico alternativo ci crede nelle proprie terapie anche se non sono comprovate, ovviamente questo non è assolutamente etico. Però questo dà un pochino l'idea, il tempo di una visita medica della medicina alternativa, della medicina convenzionale, dà un pochino un'idea di cosa vuol dire, cioè è il successo della medicina alternativa. Il successo della medicina alternativa è che il medico alternativo ascolta il paziente, e ascoltare il paziente, soprattutto in certe patologie, la prima fra tutte, la prima in classifica, nel vero senso della parola, è il dolore cronico, che è una delle patologie più devastanti, che vari tipi di dolore cronico, più devastanti della società moderna, essere ascoltati ha un ruolo cruciale, un ruolo fondamentale. Io vorrei leggere una pagina di uno dei casi di cui Fabrizio Benedetti ci parla, di una donna, si chiama Cornelia, che ha un cancro al polmone, ha subito un intervento, e in cui c'è questa sperimentazione. A me ha molto colpito, vi leggo questo passo. Dice: assorto e concentrato sul monitor, a un certo punto il mio sguardo si posò sulla mano di Cornelia. Mi sembrava si stesse muovendo. In effetti, dopo le mie parole di fiducia e speranza, mi accorsi con grande stupore che le dita della sua mano destra cominciavano a muoversi. Poi tutta la mano, poi l'intero braccio. Quelle parti, prima dolenti e immobili, ora potevano muoversi liberamente. Il dolore era scomparso, persino al petto. Me lo fece capire chiaramente con dei segni, con un sorriso, che a malapena riuscivo a intravedere attraverso l'oscurità del cilindro magnetico. Non poteva muovere la testa, perché per il corretto esito dell'esame doveva rimanere ferma il più possibile. La cosa che però ci sorprese maggiormente fu vedere che nel suo cervello, che stavamo scandagliando in lungo e in largo, cominciavano ad attivarsi e a colorarsi delle zone a noi familiari.
Le avevamo osservate più volte in passato, erano le stesse aree attivate dalla morfina. Eppure a Cornelia non avevo somministrato morfina. Lei non lo sapeva, ma io sì. Ecco, devo dire, non solo è un libro scritto bene, mostra la passione dello scienziato verso la ricerca, ma mostra questa grande dose di umanità. E io credo che al di là dell'importanza delle parole che creano quel rapporto di fiducia tra medico e paziente, che creano quella speranza, forse anche se non c'è una speranza di vita, perché il paziente sa che forse non ci sarà una lunga vita, creano quella speranza di qualità della cura che è importante nel rapporto. Tutto questo lo si deve, credo, proprio all'attitudine del medico, dello scienziato, di questa figura straordinaria che, come dice giustamente Fabrizio, probabilmente deve tornare a fare il suo mestiere, deve saper ascoltare, deve avere pazienza, deve saper capire il dolore che c'è dentro chi ha di fronte. Però c'è anche, Fabrizio, credo, la grandissima soddisfazione quando si guarda quel sorriso. Assolutamente sì, però per riprendere un pochino quello che hai detto, cioè un medico deve essere sia un buon tecnico che un buon psicologo, quindi deve avere una buona destrezza, chiamiamola così, nell'utilizzare le tecniche, i metodi della medicina, e allo stesso tempo deve saper ascoltare, comunicare, interagire col paziente. Anche qua ci sono dei paradossi, ovviamente, ci sono dei paradossi, ne faccio uno che vale per tutti. Io onestamente, io sono medico, faccio il medico, faccio ricerca, faccio clinica, faccio diverse cose. Se dovessi farmi operare, preferirei un bravo chirurgo, tecnicamente molto valido, con le mani ferme, ma un pessimo comunicatore che mi guarda dall'alto al basso. E questo è un paradosso un pochino, cioè in certe situazioni contraddico me stesso e contraddico tutto il libro. È meglio la tecnicalità in certe situazioni piuttosto che l'affabilità e l'interazione sociale, che è sicuramente un paradosso. Fabrizio ha citato quest'ultimo libro di Francesco, molto bello, Torpedone trapiantati, devo dire, forse uno dei libri importanti da leggere, non solo credo dei temi di cui stiamo parlando, ma anche di quelle che sono storie di dolore che viviamo e che ognuno di noi ha vissuto, perché un amico, un parente ha vissuto queste situazioni. Mi ha colpito che, parlando con Francesco anche nei mesi scorsi, lui mi ha detto della perplessità del suo editore nell'accettare questo titolo. Perché mi ha detto, l'editore mi dice che non bisogna mai usare un titolo in cui si parla di una storia di malattie o di dolore. Ecco, volevo chiedere a Francesco, a me ha molto colpito, devo dire, pensavo il contrario, pensavo che fosse importante, compratelo se possibile il libro di Francesco, perché è davvero un libro pienissimo di umanità, come Francesco è e sa trasmettere attraverso le pagine, è una grandissima capacità di scrittura. Ma diciamo che un po' comunque l'indicazione generale è che i libri che raccontano la malattia sono dei libri che solitamente, nella gran parte dei casi, vengono respinti dal lettore. Il lettore non ha voglia di leggere un libro dove troverà altra sofferenza, o dove in realtà dove troverà la sofferenza, perché poi il lettore che respinge questo tipo di libro è un lettore che non vuole guardare in faccia la realtà, laddove quando si parla di malattia, quando si parla di sofferenza, io questa cosa la dico sempre in tutti i miei incontri, non sto parlando della mia storia, ma sto parlando della storia di tutti noi, perché non c'è famiglia che non è stata toccata dal dolore, dalla malattia, dal lutto prematuro, da malattie particolarmente invalidanti. Quindi in realtà chi guarda in faccia e chi considera la malattia parte del proprio percorso di vita, perché nasciamo con una certezza, nasciamo per morire, nasciamo con un destino, quello piano piano, sempre di più, una volta toccato un apice, forse senza neanche toccarlo, iniziamo a consumarci.
e questo consumare deriva quindi la malattia e poi deriverà la morte. Ecco, chi ha coscienza di questo non ha paura di leggere un libro che parla di malattia. Chi invece proprio non ne vuole sapere, si allontana, ritiene che non faccia parte invece della propria, del proprio percorso di vita anche la malattia, allora preferisce dire no, ma io ho visto anche delle reazioni nei social, ma non soltanto riguardo al mio libro, ma anche riguardo al bellissimo libro che ha scritto Severino Cesari prima, mentre si trovava in ospedale e mentre scriveva quotidianamente il suo diario su Facebook, raccontando la sua diciamo detenzione tra virgolette in un ospedale oncologico e poi in un hospice. Allora dire no, no, ma di malattia non ne voglio sapere niente. E che è un po' come voler dire no, ma di tutto ciò che mi circonda non voglio sapere niente, non voglio sapere niente dei migranti che sono fermi su una nave, non voglio sapere nulla di quello che accade al mio vicino di casa, la sua sofferenza. Vedo in tutto questo, a proposito di mia madre, che qualcuno penserà che io sia un mammone, in realtà è proprio l'esatto contrario, sono uno che è stato sempre lontano da mia madre, dalla propria madre, e ha avuto dei rapporti molto molto duri, però mia madre mi ha sempre detto una cosa: secondo me questo momento in cui non si vuole più sentire parlare di malattia, non si vuole più sentire storie che raccontano la sofferenza delle persone, quella reale, non quella da Via col Vento, quella romanzata, è stato nel momento in cui abbiamo iniziato a allontanare i vecchi dalle nostre case. Allontanare i vecchi dalle nostre case ha significato anche allontanare il loro decadimento. Allontanare il loro decadimento ha significato anche allontanare la loro morte dentro le case. E quindi concepire il fatto che la vita era questa, era un nascere ed era anche un morire. E quel morire faceva parte di tutta l'esistenza di una persona. E anche quegli ultimi giorni, anche quegli ultimi momenti, anche quelle ultime settimane o quegli ultimi anni, non erano gli anni che mancavano, i momenti, le ore alla morte di una persona, ma erano parte importante di una vita, di quella persona e della relazione tua con quella persona. Lo spiega in maniera fantastica Marie Denzel in un bellissimo libro che si chiama La morte amica, e che mi ha illuminato ancora una volta rispetto a quella che era invece un'esperienza quotidiana. Io gli anziani li ho visti morire invece negli ospedali, soli, e questa cosa la racconto spesso. E secondo me è proprio quel non volere tuo padre in casa, non vederlo morire dentro la tua casa, ma allontanarlo dall'ospedale, ha fatto sì che poi quando tu decidi di raccontare la malattia, oddio. L'editore si spaventa. L'editore, grazie a Dio, non si è spaventato, però è chiaro che bisogna fare un lavoro in più quando racconti una storia di malattia. Ecco perché io faccio un tour estenuante rispetto al quale però mi diverto. Perché poi in realtà dentro la malattia, dentro quella gita, però c'è la vita delle persone, la vita va avanti. Voglio dire, adesso non perché devo fare assolutamente il martire, perché avevo un batterio che le parole non avrebbero assolutamente allontanato, ma ci volevano antibiotici di quelli potenti. Io sino a 3 giorni fa ero ricoverato, ma questo non mi impedisce di essere qui sul palco e sparare le fesserie che ho sparato riguardo a mia madre, o divertirmi con voi a seguire. Perché quello che noi abbiamo imparato dentro gli ospedali è fondamentalmente una cosa, ed è quella che tu dicevi all'inizio, cioè la malattia non ti può dettare l'agenda di vita, non può farlo, e se tu permetti questa alla malattia ti stai perdendo gran parte della tua lotta e della tua vittoria nei confronti della malattia, una vittoria che una lotta che sai già come andrà a finire, tu perderai, questo lo sai. Certo. No, devo dire che... davvero la scelta che fanno Elia, come Maria Luisa, insomma, di permetterci in questo straordinario scenario di discutere di temi così importanti, credo che sia ancora una volta la dimostrazione di quanto possiamo affidare proprio ai libri un messaggio di riflessione. Non lo so, Fabrizio, io leggendo il libro, che davvero mi ha molto colpito, grandissima anche per utilità a riflettere, credo che poi tutte queste cose di cui abbiamo parlato forse rientrano anche un po' in alcuni problemi della contemporaneità, il fatto che il medico abbia anche un po' smarrito questa capacità di interpretare questa sua professione, perché
forse anche lì soggetto a un consumismo, a un capitalismo, a un'attenzione al denaro, esclusivamente il paziente è diventato un numero, non aveva più un nome. Forse non è normale aspettare 6 mesi per un'analisi, forse non è normale non aver più capito quanto è importante una sanità pubblica per tutti. Una persona a me molto cara, un bravissimo oculista, mi spiegava che da adesso c'è una nuova lente che serve per un intervento banale come la cataratta, ma il fatto che la vita sia allungata, tutti saremo operati, e che questa nuova lente negli ospedali però è una lente che scarseggia, che magari verrà utilizzata su un paziente su 10, e lui giustamente si chiedeva, ma io quale sarà il paziente a cui l'applicherò? Ecco, tutto questo secondo me nel tuo libro viene non solo molto bene alla luce, ma anche, come dire, il grande scienziato, perché Fabrizio Benetti è un grande scienziato che si pone la domanda appunto di come deve tornare a essere il ruolo del medico. Sfondi una porta aperta, insomma. Certamente sì, uno degli scandali, non ne hai parlato, ma uno degli scandali della medicina moderna sono le malattie orfane e i farmaci orfani, cioè quelle malattie talmente rare per cui le case farmaceutiche non ci investono per ricerca, e i farmaci soprattutto, anche se il farmaco esiste, il farmaco orfano, un farmaco che di per sé esiste ma non viene prodotto perché è molto costoso e perché di patologie, di malati di quella malattia ce ne sono talmente pochi che non vale la pena in qualche modo spenderci. Quindi certo, questo rientra un pochino tutto nell'ambito di quello che tu dicevi prima, il consumismo, aver perso quel senso di umanità che non riguarda poi solo la medicina, riguarda tutta la nostra società. E il mezzo per far soldi, certo che sì, noi insegniamo ai nostri studenti di medicina a Torino, non solo a Torino, perché io non insegno solo a Torino, ma in generale i nostri studenti di medicina cerchiamo di insegnare quell'interazione sociale e quella comunicazione che oggi al medico, perlomeno la maggior parte dei medici, manca, sicuramente manca. Faccio un esempio, anche qua un esempio che vale per tutti, è comunicare una diagnosi negativa. Noi puntiamo tanto sull'insegnare agli studenti di medicina, che poi saranno i futuri, no? Medici, le nuove generazioni, che come comunicare una diagnosi negativa. Comunicare male una diagnosi negativa può avere un impatto emotivo enorme, quindi peggiorare anche il decorso di una patologia, o peggiorare oppure il sintomo. Quindi anche qua non voglio andare troppo nel dettaglio, troppo in là, però sicuramente tutto quello che dicevi prima un pochino andrebbe rivisto nella medicina moderna, non solo nella medicina, ma in tutta la società moderna. Allora, chiudiamo qui. Io ringrazio personalmente Fabrizio Benetti. Non solo ho imparato moltissime cose alla lettura del libro, ma ho capito che la speranza può essere un farmaco importante, e come le parole possono, insieme ai farmaci, aiutarci a vincere una malattia. Grazie, Fabrizio. Grazie, Francesco.